Benvenuti al 75esimo compleanno della nostra associazione dell'ANIOC. E credo che questo sia uno degli aspetti più belli, venirli a festeggiare in una delle istituzioni più importanti della Repubblica Italiana, cioè il Senato della Repubblica. Gli insigniti di onorificenze cavalleresche sono distinti nel loro percorso di vita e sono i migliori ambasciatori per quanto riguarda solidarietà, principi e valori che appartengono alla nostra società. Loro hanno fatto un percorso di vita specchiato, se non avrebbero avuto la possibilità che il Presidente della Repubblica gli dia questa nomina, da cavalieri, grandi ufficiali, commendatori. Hanno fatto veramente un percorso importante e lo devono oggi con il cuore, con l'amore, tramutarlo anche alle altre persone, portarlo alle altre persone, farlo conoscere agli altri. Io credo che in un momento in cui la società sta correndo, si corre il rischio invece di fermarsi e di perdere quei valori fondanti della nostra vita, che sono i valori della famiglia, della solidarietà, del lavoro. Loro possono darci ancora una volta tutto questo e mi ha fatto veramente piacere qui oggi a festeggiare dell'Associazione dell'ANIOC i 75 anni di attività. L'associazione compie appunto 75 anni, è stata fondata nel 1949. Abbiamo fatto una cavalcata stupenda nella realtà italiana dal 49 a oggi. Ci sarà tanto ancora da fare, come lo spirito dell'antica cavalleria, no? Il cuore oltre ostacolo, cioè quello che sono gli ideali, perché siamo convinti che una società è fatta di valori e di ideali. E dai valori e dagli ideali si costruisce anche una realtà materiale, però prima ci devono essere valori e ideali.